Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nel nono episodio della mia guida completa a Pokémon Diamante Lucente. Siamo sempre qui a Cuoripoli, dove nel precedente video abbiamo scoperto l'arena delle virtù. E non solo, anche il Parco Concordia, dove ci hanno finalmente concesso l'onore di girare con i nostri amati Pokémon ovunque noi vogliamo. Oggi proseguiremo verso il percorso 209, quindi Joy-Con alla mano, perché nonostante Cuoripoli sia incompleta, visto che Fanny si è andata a fare i suoi giretti, noi dobbiamo andare verso la Torre Memoria, perché oggi ci aspetta una puntatona, secondo me. Ho parecchie cose da dirvi, quindi proseguiamo subito a est, percorso 209, dove abbiamo tra l'altro sconfitto da poco Barry. Ragazzi, prima di iniziare, come al solito, un bel pollice in su, un commento, l'iscrizione è fondamentale e possiamo proseguire, vai! Percorso 209, nuovi Pokémon, nuovi allenatori e tante cose da fare. Allora, prima di tutto, finalmente sono riuscito a catturare quel maledetto Bronzor che ho soprannominato Totem. Qual è il suo problema? Che non ha l'abilità levitazione, il che potrebbe essere un problema, oltre che una pessima natura. Sapete qual è la difficoltà per me di registrare e catturare Pokémon? È che non ho abbastanza tempo tra una registrazione e l'altra e quindi devo farlo di notte, ma sono stanchissimo. Tant'è che ieri vi ho caricato solo due video, perdonatemi, ma era domenica anche per me. Oggi tranquilli che ne arriveranno tre. Ci è stato consegnato anche l'uovo di Eppini, che si dovrebbe schiudere all'incirca dopo 10.000 passi. Cosa nascerà? Ci vorrà un po' di tempo. Ricordo che se volete contare i passi esatti vi basterà aprire il Pokécron e mettere il contapassi, che dovrebbe stare proprio qui. Se non sbaglio, noi ne abbiamo fatti 20.204. Se fate C, li azzerate in questo modo e potete contarne 10.000 per farlo schiudere. Ragazzi, iniziano le prime lotte su questo bel percorso. La Torre Memoria ci attende e tra l'altro vi avevo anche promesso che avremmo fatto in questo episodio le Super Gare Show. Qual è il problema? E che non ho avuto nemmeno il tempo di dare dei Poffin buoni ai miei Pokémon per farli salire la grazia, l'acume, la bellezza e tutto quanto. Partire con una Super Gara Show in queste condizioni potrebbe essere deleterio e potrebbe venire veramente un episodio brutto. Quindi le Super Gara Show me le sono riservate per la fine serie. A fine serie farò le Super Gare Show e vi spiegherò come potenziare i vostri Pokémon per vincere tutte le gare e ottenere così tutti i fiocchi necessari. Tra l'altro, il percorso 209 è un percorso che mi mette molta molta curiosità, perché qui vicino abbiamo la Spiritomb Tower, una specie di conformazione dove possiamo evocare Spiritomb. Nei vecchi giochi, inserendo la roccia anima dentro questa conformazione di rocce, praticamente ci permetteva di iniziare la missione di Spiritomb. Praticamente per evocarlo vi bastava parlare con 32 amici nei sotterranei. Chissà se è rimasta invariata questa cosa. Sta di fatto che Spiritomb è un Pokémon veramente stupendo, che tra l'altro possiede anche Camilla, e ai tempi, se non ricordo male, non aveva debolezze, quindi era una figata. Almeno questo nei vecchi giochi, eh? Qui ragazzi possiamo prendere Bibarel e tanti altri Pokémon. Io direi di iniziare da quest'ultimo. Anche se, vi dico la verità, per prendere Bronzor ho finito tutte le ball e quindi non è possibile. Lo prenderò anche questo off camera. Sto facendo un allenamento super speciale assieme al mio Bibarel per le Super Gare Show. Visto, sì? Tutti si allenano per queste Super Gare Show. Barattolo di miele e si va avanti. Il percorso 209 viene molto sottovalutato, ma in realtà è veramente molto molto interessante, in quanto troviamo la Torre Memoria, un luogo dove i nostri Pokémon, una volta deceduti, possono riposare in pace. Ragazzi, mi compro un po' di ball perché mi servono, dato che nella Torre Memoria farò un sacco di catture, e ne approfitto anche per prendere un po' di super pozioni. Lo scorso video è stato veramente molto interessante, in quanto abbiamo scoperto questa strana raffigurazione di quanto pare un Pokémon misterioso sulla schiesa di Cuoripoli. Io sono convinto che sia una forma primordiale di Arceus,
Chi lo sa, lo scopriremo probabilmente a gennaio, quando qui sul canale lancerò Leggende Pokémon Arceus, il mio nuovo gameplay, che spero seguirete sempre con me. Ricordo che sia Diamante e Perla che Leggende Pokémon Arceus possono essere acquistati e preordinati su federicstore.it. Ah, lo sapevo! Il presidente ti ha ritenuto degno del Pokémon Fan Club. Sono contenta che sei diventato uno di loro. Ti meriti un regalo di benvenuto. Qui, ragazzi, possiamo ottenere 3 bolli floreali e prendere queste bacchette. 2 bacche mela per noi. Ovviamente questo percorso si estende anche nel post game. Infatti, avendo Surf, potremmo ottenere una MT, se non ricordo male. Infatti bisognerà proseguire proprio da lì sotto. Adesso vi mostro. Tra l'altro, in questo percorso potremo anche ottenere l'amo buono. Insomma, è un percorso bello lungo, eh. Pugno rapido su Bonsly e attacco d'ala su Mine Junior. Pugno rapido dovrebbe bastare, invece no. E attacco d'ala dovrebbe mettere KO Mine Junior, vista la sua scarsa difesa. Poi con Blissey è tutta un'altra cosa, eh. Sono più punti salute che difesa quella. Comunque Bronzor dovrò prenderlo per forza, ragazzi, con la buona natura e l'abilità, altrimenti non serve assolutamente a niente. Mentre per quanto riguarda Starevia e Monfermo per il post game vanno veramente molto bene. Ho detto ancora Monfermo? Sì, per me è Monfermo! Ormai meme, mi faccio la maglietta. Non serve, ragazzi, avere gli starter, comunque i primi Pokémon, con la natura perfetta, se giocate la storia come faccio io. Però Bronzong, per favore, lo devo prendere perfetto, altrimenti è un disastro. È un Pokémon molto difficile da giocare durante la storia. Fai jogging la mattina? Beh, io sì. Beh, anche mio padre. Facciamo così. Parliamo anche con lui, dato che ce lo siamo dimenticati. Che dire? Gli ami buoni? Sono davvero buoni! Lo pensi anche tu? Beh, come darti torto? Otteniamo l'amo buono da lui, mentre negli scorsi episodi ho saltato alcuni allenatori. Non me ne sono dimenticato, tranquilli. In particolare ho saltato gli allenatori che vedete qui, nel percorso 207. Ma tranquilli che quando affronteremo il percorso 206 sotto la pista ciclabile li recupereremo, come ho già detto nel precedente video. Ragazzi, ci siamo. Qui abbiamo, come vedete, la possibilità di usare Surf. Forse molti di voi non se ne accorgeranno, ma vedete questo fiumiciattolo che porta ad est? Beh, questo è percorribile con Surf e ci porterà ad ottenere delle cose. È abbastanza nascosto e me ne rendo conto, ma tranquilli che con la guida di Federic non avrete problemi, soprattutto se affrontate per la prima volta questi remake. Guarda, guarda, sono un Pokémon! Un bel Pikachu. Sì, bellissimo. Su questo percorso potremmo anche ottenere Alacciaio, un'ottima mossa, eh. Un Pokémon acciaio lo volevo per forza nel team e quindi quale migliore di Bronzong che è anche di tipo psico. Per quanto riguarda il resto del team ci ho ragionato su e mi piacerebbe aggiungere Weavile e Garchomp. Quindi drago, terra e ghiaccio buio. E avere così 6 tipi diversi. Non è male come cosa, considerando che abbiamo anche il normale, l'elettro, il volante e il fuoco. Che ne pensate? Vi piacerebbe un team così? Secondo me non è veramente male. Ripeto, Weavile, Garchomp, Bronzong, Infernape, Luxray e infine Staraptor. Commentate qui sotto e fatemi sapere se vi piace. Lui non ci dice nulla e proseguiamo di qua. Salve! Ciao, se non ti dispiace vorrei lottare contro la tua squadra. Prego. Addirittura volevo sostituire Staraptor con Hunchcrow. Però io sono troppo affezionato a Staraptor, mi piace troppo. Poi con Baldeali fa veramente male. Sarebbe stato veramente carino trovare un Staraptor con più attacco. Meno attacco speciale. Sarebbe stato fortissimo. È andata così, l'abbiamo trovato con natura neutra, comunque farà lo stesso male. Comunque Spiritomb non è altro che una sottomissione, ovvero un modo per fare altro durante la storia, quindi non ho idea di come si attivi, ma adesso lo scopriremo. Tra l'altro la roccia anima che vi serve per catturare Spiritomb si trova nel percorso prima di Coripoli, da quel tipo losco che stava nascosto. Vi ricordate? Ve l'ho fatto vedere nel precedente episodio. King, livello 28. E ciao, leva Pokémon! Fatto questo, direi di mettere davanti Saetta. Voglio allenare un po' lui. Ora, spalmiamo il miele su quest'albero, dato che lo stiamo facendo su tutti gli alberi della regione di Sinnoh. Qui ci dovrebbe essere uno strumento, possiamo anche controllarlo tramite il nostro Pokécron. Mettiamo il detector, vediamo se ce lo segna. Ce lo segna proprio qui davanti a noi, vedete? Ok,
sì, è proprio qui. Minifungo. Ottimo. E ora qui abbiamo la famosa conformazione di rocce che vi dicevo prima. Ed è proprio qui che si potrà attivare la missione di Spiritomb. Vedete come questo fiume si estende più a sud? Là, ragazzi, ci dovrebbe essere l'acciaio. Se non ricordo male, comunque qualcosa c'è. C'è una torre di pietra tutta diroccata. C'è un punto in cui la roccia anima si incastra perfettamente. Vuoi usare la roccia anima? Sì! Vai! Ha incastrato la roccia anima nella torre di pietra. La torre di pietra ha ripreso la sua forma originaria. Sopra c'è scritto Torre dello Spirito. Come si fa a ottenere Spiritomb? Dovrete fare semplicemente quello che ho fatto io, ovvero prendere la roccia anima e inserirla in questa conformazione di rocce. Una volta fatto questo, vi basterà parlare con 32 allenatori nei Gran Sotterranei. Ma attenzione, perché c'è un piccolo trucchetto. Farò un episodio speciale per spiegarvi come ottenere Spiritomb, così che poi tutti quei Pokémon speciali come Rotom e quest'ultimo li faccio in dei video dedicati, ok? Come per ogni nostra guida. Va bene, allenatori? Oh, ma quella è una statua! L'hai trovata nei Grandi Sotterranei? Ero proprio curioso di vederne una. Per ringraziarti voglio darti questo. 3 bolli stelle B. Ed è anche per questo motivo che nel precedente video sono andato nei Gran Sotterranei e ho preso la statua, così da farvi vedere come sbloccare questa cosa. 2 bacca Lampon e una bacca Grana. Benissimo. Fatto questo, qua c'è proprio un'allenatrice che ci aspetta sopra la salita. Da dove vieni? Quali specie di Pokémon hai? Adesso te li mostro, cara. Para pam para. Lei ha ben 5 Pokémon. Sarà veramente un dito in quel posto sconfiggerla. Tuttavia il mio saetta con Scintilla dovrebbe farli tutti fuori in poco tempo, visto l'enorme attacco che si ritrova. Penso che non ci sia cosa più pallosa che sconfiggere solo Bidoof. Cioè, trovatemi qualcosa di peggio. Tra l'altro a sta signorina gli hanno dato delle forme veramente tanto accentuate. Credo che tra l'altro in quella posizione si sia bloccata la schiena 100%, tutta storta lì. Beh, dopo tutti questi Bidoof, penso che mi mandi anche Bibarel, no? Tra l'altro sono veramente curioso di scoprire l'atmosfera della torre memoria. All'interno potremmo trovare la famosa pietra ovale. È molto semplice da esplorare la torre, nulla di complicato. Alla fine è a piani, un po' come la torre di Lavandonia, a differenza del fatto che qui non c'è la mamma di Cubone che ci vuole uccidere. Ma dettagli, la pietra ovale è necessaria per far evolvere poi il nostro EP in Incensi. Quindi, ragazzi, qualora vi voleste mettere in squadra un bellissimo Blissey, è già un passo avanti. Ok, Eva e Team! Tra l'altro, se non sbaglio, questi due allenatori sono una citazione a qualcosa, ma non ricordo a cosa. Mi ricordo che fossero una citazione, ma non me la ricordo adesso. All'interno, tra l'altro, della torre in memoria potremmo anche ottenere la MN Forza, che però non potremmo usare fin quando non otterremo la sesta medaglia, se la memoria non mi inganna. E poi una volta superata la torre in memoria avremo anche Flamminia, dove tra l'altro ci sono le rovine degli Unknown, molto belle da esplorare, e la pensione Pokémon, dove potremmo lasciare qualche Pokémon a livellare. Io penso che lascerò il mio Mew. Tornerò a fine gioco che starà tipo a livello 50. Ciao Macio! In questo percorso abbiamo ottenuto l'amo buono che ci permetterà di catturare Magikarp, Barboach e poi chi c'era? Goldin? Mi pare Goldin, sì. Tra l'altro Barboach è utile perché diventa uno Swiscash. Terra acqua, non è per niente male. Mi chiedo cosa ci sia in cima alla torre memoria. Sarei proprio curioso di saperlo, ma ho paura di andarci. Non hai tutti i torti. Qui ai tempi bisognava fare una provata pazzesca, ovvero dovevate andare qui, fare giù, destra, su, con la bicicletta. Adesso l'hanno resa una cavolata. Vi basta andare qui e fare così. Mi sto triggerando tantissimo. Flacone di calcio, perché l'hanno reso così facile? È frustrante, sì, lo so, dà fastidio, dà molto fastidio. Ho capito che dovevano renderlo per bambini, ma non così tanto. Ah. Ragazzi, questo invece era l'alberello che vi dicevo per ottenere all'acciaio. Vai. MT47 all'acciaio. Le bolle non sono gialle quando sono MT. Ehi, me ne ero dimenticato di questa. Va bene. Entriamo nella torre memoria allora, con molto rispetto, in questa specie di obelisco gigante. Ah.
ci hanno messo la stessa soundtrack del Bosco Evopoli. Qui possiamo controllare anche se ci sono strumenti nascosti, ma non mi pare. Bella, bella, bella. E per rispetto, vedete che non ci fanno nemmeno tirar fuori i nostri Pokémon. Questa è una cosa molto, molto bella. Veramente tanto. Che bella la torre memoria. Un luogo veramente incredibile. Direi che possiamo iniziare a sconfiggere i vari allenatori e raggiungere la vetta. Qua possiamo trovare Pokémon come Gastly, Pokémon Spettro. Molto buoni e belli. E in alcuni casi, se non ricordo male, anche Misdreavus. Scintilla. Bam. Adesso non ricordo se Misdreavus era un'esclusiva però di Pokémon Perla. Ricordatemelo qua sotto nei commenti per favore. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, un bel mi piace, un commento e l'iscrizione è fondamentale. Lo ricordo sempre. Scintilla. Livello 26 per Saetta. Dobbiamo allenarlo assolutamente. E manda Kricketun. Contro Kricketun cambiamo e mandiamo il nostro Sora. Abbiamo sconfitto il Marmocchino. E Charap livello 26. Charap sta salendo un casino. Anche se non è ufficiale del team. Allora, piccola curiosità. Nel percorso 209 si può trovare Chansey. E voi direte, ma perché Chansey? Cosa mi serve? Ho appena trovato la Pietrovale che mi fa evolvere Pini in Chansey. No, ragazzi, c'è qualcosa di più. Adesso aprite bene le orecchie. Perché Chansey è fondamentale se volete il Fortunuovo. Con un po' di fortuna e usando furto su Chansey avrete al 50% la possibilità di strappargli un Fortunuovo. Ok? Non è male come cosa. Voi potete mandarli KO ovviamente con furto, ma potete anche ovviamente catturarli. Lo strumento lo terranno sempre. Abbiamo una probabilità del 50%. Se lo volete nel percorso potete farlo. Ragazzi, catturiamo Gastly. Anche se poi, come già detto, la mia ragazza mi scambierà Haunter e io gli darò Kadabra, così da fare alla Kazam e Gengar, ma comunque me lo prendo per il Pokédex, dato che questo non lo registrerò, dato che lei mi dà Haunter. Non diamo un soprannome, ma vediamo le statistiche. L'abbiamo beccato proprio sbagliato, eh. Mamma mia, ragazzi, con le nature in questo gioco mi va di sfiga in una maniera allucinante. Andiamo al piano superiore, va? Vai, altro allenatore. Il mio Pokémon riposa qui. Ed è tutta colpa del Team Galassia. No, l'ha ammazzato. Ma il Team Galassia gli ha ammazzato il Pokémon. Oh, bellissimo. Con... no. Con la giacchetta con il carito su. Ma che spettacolo. Ok, sconfiggiamo The Rock qui. Piccolo troll della Torre Memoria. All'interno della torre si può trovare un MT Ritorno. Cioè, ritorno nella Torre Memoria. Cioè, è proprio, ragazzi, una presa in giro gigantesca. Però, ritorno, ok. Incredibile. Revitalizzante e si va avanti. Io non metto il repellente, metti caso che dovessi trovare qualcosa di interessante. Almeno ritorno era così nel vecchio gioco. Vediamo se l'hanno modificato oppure no. Ma... magari hanno messo qualcosa di diverso. Perché era abbastanza inquietante. Cocchinella ristabilisce un po' di salute. Meno male, manda Pikachu. Pikachu è più veloce con attacco rapido. E andiamoci di morso. Gnam. Ciao Pikachu. Che team Pikachu. C'è anche la maglietta stampata. Ma invece di quella maglietta, ma perché non ti prendi questa maglietta? Che ricordo trovate nella sezione merchandising del Federic Store. Insieme anche a quella di Palkia. Quindi... potete anche scegliere, vi do anche la scelta, sono belle entrambe. Sezione merch, mi raccomando. Pichu, ciao! Comunque, forza io che ricordi, non per forza dopo la sesta medaglia, secondo me è dopo la quarta medaglia. Sesta è troppo lontana, secondo me è dopo la quarta. E dopo la quarta potremmo anche prendere Gible. Eccola là, ragazzi! Sarà quella la MT di cui vi parlavo? Sarà proprio quella? Vediamo. Sì, secondo me era dopo la quarta palestra. Sì, per forza. Quindi Gible lo prendiamo a breve. Sì. Ci manca la terza palestra e poi la quarta, sì. La terza, ragazzi, di tipo lotta. Wow, bella tosta. Vi dirò effettivamente se riesco ad affrontarlo con questi Pokémon oppure no. Vorrei Staraptor, eh. Poi perché usa anche Lucario. È bella importante come palestra, quindi dovremmo giocarcela bene. Boslai ci copia e ci va di Scintilla. E noi usiamo Morso e lo mandiamo KO. Tra l'altro a Flamminia potremmo anche ottenere la cronologia Pokémon, che è un'applicazione per il Pokécron. Un qualcosa di nuovo, insomma, da aggiungere. Ok?
Bene ragazzi, lotta in doppio e poi scopriamo che MT è quella. Non vedo l'ora di esplorare queste rovine di Flamminia, dove all'interno si trovano gli annoni e dove all'interno c'è una stanza segreta dove si potranno ottenere 4 oggetti speciali, che mi pare che sia una pepita, una caramella rara e altre cose, tra cui la lastramente, che è un'altra delle lastre di Arceus. Scintilla sui Buizel e attacco d'ala su Ponita. Dovrebbero bastare. Bam! Ciao Ponita! No, resiste, A Buizel secondo me no, muore. Meglio. Poi, in base ai tipi di unknown che catturiamo, potremmo ottenere delle capsule da un bambino che si trova a Flamminia. Vi spiegherò anche cosa servono le capsule. Scintilla, vai. E attacco d'ala. Bene. Lei è sempre là con la schiena tutta torta, Ok? Ranch Family! Benissimo. Hai l'argento vivo addosso. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere l'ultimo piano. Ragazzi, era calcio basso. Calcio basso, ma vi rendete conto? L'hanno levata. Hanno levato. Calcio basso hanno messo. Non c'è più ritorno. Ma dimmi te. Nat e Mike, come cambiano i tempi, Come cambiano, io non ci credo. Poi spero che queste curiosità vi piacciono. Comunque credo che Markro sia un'esclusiva di Pokémon Diamante, mentre Misdreavus sia un'esclusiva di Pokémon Perla. Quindi in questa torre potremmo trovare o Markro o Misdreavus, Pokémon che non riesco mai a pronunciare, perdonatemi. Mi piacerebbe tanto aggiungere Anchicrow al posto di Staraptor. Ragazzi dai, commentatemi, lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Commentatemi per favore, perché potrebbe essere qualcosa di nuovo all'interno di un gameplay aggiungere Anchicrow al posto di Staraptor. Non lo so, perché poi diventa di tipo buio. E se diventa di tipo buio non potrei mettere Weavile, che è buio ghiaccio. Però potrei mettere Abomasnow, che è ghiaccio erba. Due tipi che mi mancano, non lo so. Io comunque leggo i vostri commenti, in base a quello che commentate io faccio. Va bene allenatori? Comunque cercate in questa torre perché si possono trovare questi due Pokémon in base alla versione di gioco che avete. Va bene? Livello 27 per Saetta. Dai, l'abbiamo fatto salire un po' di livello in questo episodio perché ci voleva. Poi dai prossimi avremo 4 Pokémon ufficiali, con Bronzor che catturo. E poi avremo, a partire dalla quarta palestra, anche Gible. E abbiamo raggiunto la cima della torre memoria. Voglio renderti questa visita un po' meno sinistra. Tieni, questo è per te. Velo puro. Grazie. Fallo tenere al primo Pokémon della tua squadra. Aiuterà a tenere lontani i Pokémon selvatici. Una sorta di repellente eterno. Nella torre memoria riposano gli spiriti dei Pokémon scomparsi. Dopo una vita lunga e felice, dopo una breve permanenza, tutti i Pokémon scomparsi troveranno qui la consolazione. Mi fa piacere la tua visita. Ecco, tieni questa MT. MT 96. Buona. Che è forza, che però ancora non possiamo usare, ok? Bene ragazzi, ho setacciato tutta la torre memoria e non ci sono oggetti nascosti. Molto bene, direi che possiamo uscire. Perdonatemi ma lo faccio con stile. Fune di fuga, così vediamo anche l'animazione. E siamo arrivati finalmente a Flamminia, questa stazione di passaggio in stile ranch. Molto molto carina. Eccoci qua ragazzi, Flamminia. Vediamo il repellente. E ci dovremmo essere. Molto interessante. Né ansia né affanni. Sì, nel ranch. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video dove esploreremo Flamminia e soprattutto faremo la conoscenza finalmente degli unknown. Dopodiché ci dirigeremo verso la prossima città. Ragazzi, sarà un percorso bello lungo, pieno di allenatori e anche abbastanza complesso, visto che ci sono allenatori con delle lotte in doppio molto difficili. Ma con Federic sarà una passeggiata. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un like, un commento, iscrizione è fondamentale e a tra poco.